Ma guardate che screen! Ma guardate che screen! E soprattutto sentite che musichetta 8-bittosa, bella arzilla, bella vogliosa. E qua abbiamo due personaggi storici. Ora non sappiamo di questo movimento su Cartoon Network ultimamente, però eventualmente stanno spopolando. Sì, e se addirittura ci dedicano una trasmissione videoludica. Holy stuff! Holy stuff! Allora abbiamo Finn e Jake. Allora, Finn è questo tizio con un ottimo sacchetto o busta o contenitore plastico depositato nelle parti superiori e estremità superiori, che lo ricoprono totalmente con faccia integrata e orecchiamento. Mentre l'altro tizio è un pinguino che con un battito di 5, vedete, cambiano la loro direzione e la loro volontà, che saltellano armoniosamente in questo emisfero destro. E in questo emisfero ci sono anche dei cattivoni, oltre che... Ci sono dei cattivoni, che sono prevalentemente questi maialoni schifosi, che scoppiano come delle cacche, ma rilasciano altresì dell'ottima sostanza bonaria, quale pecunia. Vedete tutto il monetame che sgorga dal loro apparato digerente? Perché loro se le inglobano e quindi noi dobbiamo, con la forza, estrarlo. E quella è la prerogativa base di questi due personaggi. E mentre la musichetta incalza, c'è anche lo scudo, vedete? Lo scudo, la protezione. Eccolo lì. È tutta una serie di manufatti, o di sacchetti, o di elementi straordinari, direi, che circondano il mondo. Addirittura ci sono questi schifosi volatili. E dovremmo riuscire ad uscire. Ah, qua ci vogliono ben tre chiavi. Ben tre chiavi. Allora andiamo a selezionare dal paniere le chiavi, che questi balordi nascondono con perizia. Ok, Jake è sganciato un bel po' di materiale. Vediamo Jake in azione con la sua spadina di carta, che piegata sul momento, così, perché è anche un esperto di origami, no, non volevo, però è anche lui. E quindi spacca i culi. E qua ci sono le trappole, che evitiamo brutalmente anche. E qua c'è un tizio, un alberello con una mega gemma che vale un sacco di grano, ovviamente, ma che è imbattibile, che ci fa un culo così appena ci vede le striscio. Ecco. Oh yeah, una chiave. E poi ci sono gli amici di Winnie the Pooh, che anche loro tirano delle zaffate niente male. Anche loro riescono a vomitare arcobaleni ad intermittenza, quindi eventualmente li evitiamo e li prendiamo a bastonate, ma proprio brutalmente. Perfetto. Prendi il monetame, eventualmente si potrà comprare qualcosa. Questi sono i manufatti o reperti archeologici di straordinaria rilevanza. Questi sono i bambinelli torbidi. E qua possiamo far vedere. Ah, ecco, vedi, si nascondono nelle casse. Che belle queste avventure, che belli questi giochi. Per il sollazzo e per l'allegria, magari venite fuori da un momento torbido su Dark Souls 2 e la vostra anima si è annebbiata di ira e di rabbia, avete scatenato l'inferno, avete selezionato interi calendari gregoriani, Maya, tantissimi calendari. Allora eventualmente la vostra anima può essere ristabilizzata da un gioco del genere. Vi divertite un sacco. Venite. Questi sono i maialoni, quelli gonfiati, quelli cuochi, però che non solo cucinano, ma che ingurgitano tanta roba e ci lasciano delle delizie di questo tipo che noi inglobiamo. Ecco, apri. Checkpoint anche qua, meno male, perché sennò siamo fottuti. E qua c'è il laghetto. Allora posso direi che non nuotano. Vabbè, spaccagli le chiappe, spaccagli le chiappe. Pugni da orbi, pugni da orbi.
Just kidding. You'll find BMO in the Ice Kingdom. Try not to lose your cool. Wow, siamo giunti nei ghiacci. Oh, e qua è pieno di pinguini incazzati neri dotati anche di ascia. Ah, un'ascia di argentata devastante di ghiaccio che dice magari eventualmente di ghiaccio è poco resistente, si spezza in mille pezzi siccome, però eventualmente lui c'ha un sacchetto in testa e debolino, però resiste particolarmente ai colpi. Sì, non si sanno ancora i misteri e comunque cercherò di comprendere i misteri. Nel frattempo l'ottimo Jake sta tirando dei pugnazzi vergognosi e qua c'è la signora della spesa che con ben 100 dollarazzi può curarti da tutti i dolori. Possiamo notare altri pinguini, questi sono quelli standard, quelli un pochino più pucciosi eventualmente, che scoppiano in un rilascio pecuniario di enorme fattura, mentre appunto questi con delle asce non argentate ma appunto argentate più ghiaccio, quindi resistenti e forti. Ricordiamo che anche il ghiaccio eventualmente, la stalattite nelle chiappe bella appuntita, bella pillata, può essere dannoso altresì di un pezzo di cartina, no? Tagliente, bella pungente. Ah, ecco, abbiamo subito raggiunto il portale. Ecco, attraverso immediatamente il portale e passiamo immediatamente al livello successivo in questo Ice Kingdom. Questo qua c'è il ghiaccio. Prossima mega zona invece c'è il vulcano, tanto fuoco, tanto dolore. E qua c'è il Megatroll di turno, che però ha bisogno di me e mi rilascerà delle ottime cosine a livello 7. Quindi bisognerà, mi manca ancora un livellino. Allora, it's fin time! E con Finn iniziamo a mazzulare per bene. Vieni qua ragazzo. Sei puccioso, però devi imparare ad essere un uomo vero. Oh, yeah. Ed affrontare la battaglia con forza e con vigore. E poi c'è questo Cristo con una chiave sulla testa, una chiave dinamica che ancora non ho compreso il suo significato. Finn smanetta per bene. Guarda questo, avevo parlato di essere dei uomini. Grande pinguino, grande. Ok, e poi ci sono quelli un pochino, sì, sembra che sono gli artefatti, ci sono delle magie eventualmente che sono queste che si possono acquisire. Mo money, mo problem. Ok, che rilasciano della sbobba. Anche questo è ancora da comprendere bene. Allora, e poi ci sono ancora questi uccellacci vergognosi che fanno dei tornado e dei turbini inculanti e confusionanti nello specifico. Ecco il tornado. Allora, gli rimane poca vita. Potresti fargli un culo come una casa ora? Grazie. Esplodi e rilascia sbobba. Grazie. E lì ci sarebbe una cassa da raggiungere con un salto. No. Bisogna fare attenzione perché si rischia di cadere nel livello precedente. Anche questa è una prerogativa importante per rimanere entro i limiti. E soprattutto quei dannati avvoltoi che ti spingono volutamente nel cadere al di sotto. A farti perdere una marea di tempo. Oddio. Questo qua dobbiamo lanciarci qualche palla de fuego. Così che esplode miliardi di pezzi e... Ah, Charlie! Questi invece sono indistruttibili. Abbiamo capito che ci lanciano delle sfere energetiche, però hanno un mega zaffiro, o rubino nello specifico, rosso, spaventosamente ricco, generante di pecunia a stravolontà, però sono troppo forti. E quindi li evitiamo come la muerte. Anzi, sono la stessa muerte. Vabbè, ma da questo livello non si esce eventualmente. Ci dovrebbe essere qualche via di uscita. Non c'è neanche una mappa estesa. Se mi ficco dentro... Ah! È un teleporting! E pensavo di me... di doverci mettere dentro qualcosa di... fuoculento. In modo da innescare una reazione a catena di quelle più esplosive. Eventualmente. Vai con le casse. Vai!
Qua è sempre pieno di questi maiali. Vai con i pinguini. Fai cischi a questi tornado schifosi e vergognosamente vigliacchi. Devi affrontarmi faccia a faccia. Questo è un atteggiamento veramente vigliaccoso. Combatti come un vero uomo. Non uomo nello specifico, però uomo in senso proprio non letterale. Ecco. E ci sono anche le casse inculatorie, che ti sembrano delle ottime casse con degli ottimi dinari, ma invece ti attaccano. Però quando gli spacchi il culo così, rilasciano tanta pecunia. Adesso che siamo a livello 7 possiamo andare dal Mega Troll a vedere cosa ha in serbo per noi, che ancora non l'ho compreso. Dai! Allora, tocca a te Jake. Ok, fate un verso un po' straziante, ma vi faccio scoppiare. Allora, mica questo anche questo è un pochino forte. Ma prendo la chiave e cazzo. Questo lo evitiamo ancora di più di quelli con la gemma, perché sono devastanti. Evita la trappola. No. E qua c'è la principessa che dice cos'è che mi fa. La principessa sul tappunio cabenuzzo era boxilio. Cerchiamo di far fuori questi pinguini schifosi, vergognosi, scoppia. Evitiamo con la morte quelli grandi, quelli possenti, perché sono micidiali. E qua c'è anche la rana. La rana no. La rana dammi. Questo poi scappiamo. Scappo. Via. No, signori. Mi sono divertito abbastanza e adesso mi getto nel lettino. Mi raccomando, lo ripeto sempre, ma è basilare. Questi giochi sono importanti per me, ma anche per voi, perché vi rallegrano la giornata. Ok? Saluti.